Buongiorno a tutti amici. Oggi anche vi racconto prima un secondo come sto e poi chiacchieriamo di due cose che mi avete chiesto voi nei commenti, quindi mi fa veramente piacere. Beh, devo dire che appunto giorni particolari perché questa storia di avere un canale YouTube sta suscitando reazioni in tante persone che conosco, conoscevo, eccetera. Beh, solo una cosa devo dire. Io vi devo dire grazie a voi che mi seguite perché non è solo il seguirmi, ma nei commenti le cose che dite. C'è veramente tanto di quell'affetto che se ogni tanto mi fosse venuto il dubbio che era una cosa stupida avere un canale YouTube come alcune persone mi fanno pensare, invece tutto questo affetto e le cose a volte veramente profonde che mi dite, no, mi fanno andare avanti assolutamente per la mia strada. E oggi, appunto, tanto perché il senso appunto è che io adoro quest'isola e chi mi segue lo sa, parlo di due cose proprio di Fuerteventura che mi avete chiesto voi. Allora, la prima è la meravigliosa grande montagna, cioè il Tindaya, che è sì, la montagna di Fuerteventura a cui sono legate tantissime leggende, storie, quindi un fascino incredibile. Avrei voluto tantissimo fare un video mentre la visitavo, ma purtroppo in questo momento già da un po' è impossibile accedere. Già avevano ristretto la faccenda perché c'erano state veramente un maltrattamento dei resti, là ci sono impronte podomorfe antichissime, poi vi racconto, con i quad le cose erano state rovinate, insomma, talmente non è stato gestito bene purtroppo la manutenzione di questo sito preziosissimo che già da un po' si poteva andare soltanto con una guida per appuntamento, eccetera. Ora in questo periodo Covid tutto paralizzato, ma ci proverò appena posso. Dove è, come è fatto? Intanto è al sud dell'isola di Fuerteventura, nella grande pianura dell'Esquinzo, perché Fuerteventura, al fin dei conti, poi è molto pianeggiante, insomma, molto piana, e è particolarissima perché ha quasi la forma di una piramide perfetta. E questo si è creato come? Perché la lava ha riempito dall'interno tutto il cratere vulcanico che era. E l'erosione, invece, nel corso dei secoli, ha consumato e rimpicciolito tantissimo il fuori. E quindi questa forma piramidale è praticamente proprio la forma della lava rimasta dentro, l'ha creata proprio la lava che ha riempito la montagna, la forma attuale. Non è stato quello solo dei turisti poi l'unico pericolo che ha corso questa montagna, addirittura c'è stato un po' di anni fa un progetto che la voleva perforare e per fortuna nacque il movimento Tindaya no se toca che ebbe la meglio, quindi almeno su questo. Beh, le impronte podomorfe sono per l'appunto a forma di piede, sono per l'appunto forse una delle cose assolutamente più affascinanti di questa montagna materiale esistente, a parte storie, leggende, perché praticamente sono dei ritrovamenti appunto archeologici con queste impronte di piedi molto grandi, un po' rettangolari, con le dita praticamente fatte da segni tratteggiati. Beh, la cosa particolare è che l'Istituto Astrofisico delle Canarie ha detto che questo ha un significato geografico e astronomico. Geografico perché se ci mettiamo i piedi, tutte le impronte puntano o al Teide, questi sono gli uccellini, i pappagalli, o al Teide Tenerife o al Pico de las Nieves di Gran Canaria. Quindi guardavano proprio le altre isole come direzione. E in più pare che attraverso tutto un sistema, questo è un po' complicato, se qualcuno di voi mi sa spiegare come io punterei per esempio su uno come Davide, comunque segnano l'inizio e la fine anche dei solstizi d'inverno ed estate, quindi è un capolavoro di archeologia, astronomia e geografia. La cosa che a me ha colpito ancora di più è una cosa che in realtà si lega alla storia dei Canari, che come a volte vi ho raccontato studiandomela. Pare che appunto, no, pare, ci sono evidenze per le quali quando sono arrivati i conquistatori, poi l'hanno anche capito, visto e verificato, che non si conoscevano e frequentavano tra loro, non erano proprio navigatori, non costruivano navi, eccetera, e quindi erano veramente non in comunicazione tra le isole, che questo è anche il motivo per cui tanti oggi ti dicono è per questo che le isole tra loro sono, sì, è un arcipelago, ma ogni isola è un mondo di cultura, storia, tradizioni e mentalità differenti proprio, vero, credo proprio, perché me lo dicono sempre più persone, per quel che ho visto io poi Tenerife e Fuerteventura, già sono due mondi. Beh, detto questo, però, appunto, pur non conoscendosi tra loro, eccetera, le più numerose impronte podomorfe le ritroviamo a Fuerteventura, sono 312 al Tindaya, però ci sono anche nelle altre isole Canarie e questo è proprio particolare perché, appunto, non avevano altri elementi di cultura comune, a parte quelli che, legati anche alla geografia, le capre, perché comunque, però obiettivamente non comunicavano. E com'è possibile che questa cosa così simbolica, così è, ci sia anche sulle altre isole? Ora ve lo dico, a Lanzarote, la Pidra del Majo, poi c'è anche traccia all'Hierro,
Poi a Gran Canaria, Barrancos de Balo, e a Tenerife due luoghi in cui si ritrovano anche queste impronte vodomorfe sono il Roque de Bento e il Roquito. Questa secondo me è una cosa interessantissima perché, insomma, è nata spontaneamente la stessa cosa in tutte le isole senza che neppure lo sapessero gli abitanti, oppure qualche forma poi di comunicazione invece tra questi antichi canari guanci c'era? E a questo punto vi racconto questa leggenda proprio del Monte Tindaya che a me ha affascinato moltissimo. Beh, prima di tutto era a quanto pare proprio il Monte delle Streghe. Ci vivevano queste streghe che poi durante la notte però scendevano nel paesino di Tindaya. Voi immaginatevi questo paesino fatto solo di casettine, di fango e pietra, tutte orientate verso il Monte Tindaya. Perché? Perché da lì arrivava il destino, il bene e il male. Perché sì, la ragione per cui queste streghe durante la notte scendevano in paesino a spiare gli abitanti era perché erano proprio loro poi a decidere le loro sorti. A quanto pare ci fu una notte in cui nacque un'ulteriore leggenda nella leggenda, nel senso che da quella notte le streghe, che non facevano in tempo per qualche ragione a tornare sulla cima del Monte Tindaya entro l'alba, si rifugiavano nella casa grande appunto del Tindaya. Come perché pare che una sera, appunto, la prima volta forse che si verificò questa faccenda di alcune streghe ritardatarie, beh, si recarono in questa grande casa di questo padrone che aveva fama di essere particolarmente orgoglioso, se non insomma altero, eccetera, di questo suo possedimento meraviglioso. Insomma, gli entrarono in casa, eccetera, eccetera, e lo convinsero con le loro maglie da streghe a recarsi sulla cima della montagna, eccetera, per osservare la maestosità e la bellezza dei suoi possedimenti dall'alto. Beh, ovviamente era un trucchetto e quindi lui, ingenuo, ingenuo, sale la montagna e le streghe sono pronte a, pum, buttarlo giù e farlo fuori. E da quel momento la grande casa, la casa grande del Tindaya, pare appunto che sia diventata proprio la casa di queste streghe ritardatarie che non tornano sulla cima prima dell'alba. Ma non solo, siccome è noto, ovviamente è una faccenda di venti, spifferi, cose, però, che si possono udire tanti, tanti rumori particolari che sembrano proprio anche lamenti, gridi, Beh, c'è proprio la leggenda che quello che accadde quella notte in paese si seppe praticamente di questa uccisione del padrone della casa grande, della presa di possesso delle streghe appunto del monte della casa grande. Beh, pare che questi rumori, eccetera, eccetera, siano queste anime degli abitanti del Tindaya intrappolate a ballare per sempre in un eterno sabba chiamato tipo poi il Balladero de las Brujas, sì, appunto delle streghe. Perché? Perché praticamente ormai complici di questo segreto, quindi pare che quelle anime di quella notte che seppero sono quelle che sono ancora lì intrappolate a ballare e cantare con le streghe del Monte Tindaya. Altra micro leggenda o tradizione popolare che ho saputo è che è un monte che ha molto a che fare con la giustizia, col difendere insomma chi viene vessato, per cui pare che chi aspetta un giudizio in merito a qualche appunto ingiustizia subita, oppure vuole vendicare un'ingiustizia subita in qualche modo, se esprime questo suo desiderio, preghiera o volontà alle pendici del Monte Tindaya, sarà accontentato dal monte. E adesso vi dico un po' di cosette, quello che ho un po' studiato e saputo della Virgen de la Peña, che è la vergine protettrice proprio di Fuerteventura. Beh, a parte che è già particolare che vorrei andarla a vedere questa chiesetta, si trova nella appunto ermita di Nostra Signora della Peña, vicino Betancuri, alla ex capitale di Fuerteventura. E sì, la visiterò perché poi oltretutto dovete sapere che qua le Canarie non è come in Europa che ogni piazza, ogni isolato c'è una chiesa, in realtà sono abbastanza poco frequenti le chiesette, quindi mi piacerà andarla a vedere. E beh, è una statuetta in realtà di 23 centimetri, piccola piccola, in alabastro, molto bella a quanto pare, di fattura gotica francese. Infatti pare che sia arrivata qua portata dai Normanni nel 1400. E poi però è stata ritrovata da dei frati francescani quando? Secoli dopo? 2 secoli dopo, perché praticamente a quanto pare era stata nascosta soprattutto dagli assalti dei pirati di quel periodo. In particolare proprio un tale pirata Chaban che aveva distrutto proprio la villa di Betancuria, e quindi insomma qualcuno ha pensato bene di mettere almeno al sicuro questa statuetta molto preziosa. Il trovamento è avvenuto tra l'altro in una grotta nella zona di Malpaso.
Molti dicono che la Vergine, la statuetta, è la cosa più antica delle Canarie, eccetera, però sono andata a spulciare e non è proprio vero, perché appunto è del 1400 e invece c'è la Virgen de las Nieves a La Palma, che addirittura è di un secolo prima, del 1300. Le grandi celebrazioni per la Virgen de la Peña sono a settembre, nel venerdì che precede il terzo sabato, e quest'anno a parte, ovviamente, pare che proprio una marea, fiumi di gente si riversino nelle strade, eccetera, eccetera, e soprattutto vadano proprio in pellegrinaggio in questa ermita di Nostra Signora della Peña. Tant'è che, siccome viene esposta all'ingresso in occasione di questa celebrazione, viene portata avanti, i gradini della chiesa nella parte centrale dell'entrata sono tutti assolutamente avvallati e affossati per i secoli e secoli di inginocchiamenti, preghiere, eccetera, che sono stati fatti proprio in questo momento in cui questa statuetta veniva esposta agli occhi, insomma, degli astanti e dei credenti. Aggiungo una piccola curiosità che non riguarda tanto la Virgen della Peña quanto il fatto, a me prima ignoto, che ho scoperto quest'anno, che c'è un cammino di Santiago di Compostela alternativo delle Canarie, che poi ho saputo che in realtà ci sono vari cammini di Santiago alternativi, inglese, francese, portoghese, non ne avevo idea. Ammetto che non sono religiosa, però anche per tradizione e cultura mi interessano molto queste cose. E beh, questo cammino alternativo praticamente parte dal sud di Gran Canaria, arriva fino a Santiago di Galdar e poi da lì ci si imbarca per Santiago di Compostela. Quindi secondo me affascinantissima, e anche questa cosa è una cosa che l'isola di Fuerteventura, ma pure chi appunto qui vuole lavorare con i viaggi. Io sfrutterei tantissimo questo discorso che c'è un cammino di Santiago alternativo e c'è un mondo da scoprire appunto di cultura, tradizioni, eccetera, in questa isola.